Professore Ignazio Vecchio, l'abbiamo accennato prima, quali sono i percorsi per i soggetti cosiddetti fragili? Allora, guardi, io sono docente di bioetica. Fra poco uscirà, lo dico senza narcisismi, un libro scritto da me, dalla professoressa e dal presidente della Società Italiana di Storia della Medicina e di Bioetica su una casa editrice fra le più prestigiose in campo nazionale. È il primo libro che parla della bioetica per i disabili. D'altra parte io non invento niente, noi non inventiamo niente, operiamo con coscienza, ma noi ci rifacciamo a ciò che è contenuto nelle leggi, nella dottrina giurisprudenziale. Quindi noi, ripeto, abbiamo rispetto per le istituzioni tutte, abbiamo rispetto per le leggi e le normative, però le cose si chiamano così. Quindi come cittadino dico, cosa si sta facendo per questi disabili? Se noi, per parlare di disabili, di soggetti con patologie particolari anche a genesi genetica, patologie anche gravi di altro genere, malati di SLA, sclerosi multipla, tante altre situazioni, malati con l'Alzheimer, demenze varie, dobbiamo aspettare Teleton che ci faccia commuovere giustamente ogni fine anno, oppure mensilmente le istituzioni possono fare qualcosa di significativo? Allora, io porto un esempio come cittadino. Non è un'accusa, non è, diciamo, qualcosa che vuole essere una stoccata a qualcuno. Io invito tutti i cittadini, tutti gli ascoltatori, a leggere nella home page dell'azienda Policlinico Vittorio Emanuele, se sanno cercare, c'è una bellissima, c'è come dicitura virtuale, unità operativa. Rischio clinico e qualità della vita. Non è mio costume dare pagelle, perché io non li voglio date se non dalle istituzioni, e non li voglio dare. È un organismo che, con la dicitura rischio clinico e qualità della vita, si presume, io come cittadino e anche come docente di bioetica, sono da Roma in giù, dicono che sono l'unico medico che mi occupo di bioetica, se ne occupo altri ma non da medici. Detto questo, qualcuno può darsi che io sono un grande distratto, io sono sicuramente distratto, e se sono distratto chiedo scusa, ma se non sono distratto il quesito è questo: l'azienda Policlinico Vittorio Emanuele, che ha un direttore generale che sicuramente, non so i conti perfetto, ma come tutte prende circa lordi, non so, 300.000 euro l'anno, questa unità operativa che ha un responsabile, desidero sapere, senza ironia, senza accuse, cosa sta facendo in questo momento, visto che viene pagato con la dicitura rischio clinico. Il più alto rischio clinico oggi per i malati è quello da Covid, quindi anche se non è un infettivologo, questo operatore sanitario, ne conosco anche il nome e cognome, ma non è qualcosa contro lui, perché sicuramente merita anche la mia stima. Io desidero sapere, come cittadino e poi anche come medico e poi anche come docente di bioetica, per esempio, un per esempio fra i tanti, l'azienda Policlinico Vittorio Emanuele come sta utilizzando i soldi di questa unità operativa, che è funzionante dal 2013? Quale attenzione pratica, non facendo una o due riunioni da palcoscenico l'anno, quale attenzione vera come rischio clinico viene rivolta ai disabili, ai malati cronici, a tutti quelli che, Convenzione di Lisbona, Convenzione di Nizza, Convenzione di Strasburgo, dicono che, e poi Convenzione del 2006 dell'ONU, dicono il soggetto con disabilità ha gli stessi diritti, qualsiasi siano le disabilità, anche nell'ambiente sanitario, ad essere assistito come gli altri. Quindi io sarò distratto, ma non vorrei sentire, perché mi gratificherei, i direttori generali. Non fare la parata
scodinzolando dietro l'assessore che li può confermare o meno. Nei fatti desidero sapere queste aziende cosa stanno facendo per i disabili. Se un disabile prende il Covid, che corsia preferenziale ha nella contestualizzazione generale? C'è un'allerta? Queste unità operative con gente che piglia 5-6 mila euro al mese sicuramente li merita. Cosa stanno facendo? Sicuramente staranno facendo grandi cose per il rischio clinico e la qualità della vita, ma se li stanno facendo ci devono gratificare a tutti di conoscere quello che stanno facendo. Lo dico senza ironia, senza critica, senza offesa. Io vorrei sentire parlare i direttori delle ASP. Molti, molti meritano i miei applausi e il mio 10 e lode. Alcuni, lo ripeto, non me ne pento, lo risottolineo, non conoscono alcune leggi che riguardano il mondo della sanità. Ho documenti per provarlo, quindi che mi denunciano pure ed io lo provo. Ma dico questo, li voglio sentire parlare come cittadino. Non desidero altro che sentire, al di là degli approcci assessoriali e governativi, per i disabili cosa stanno facendo. Gli approcci al pronto soccorso, l'applicazione delle leggi, gli esperti, cosa fanno le direzioni sanitarie, come si stanno preallertando. Sono tutti, ed io mi rallegro, tutti senza Covid-19. Io so che ci sono centinaia di utenti che fanno l'approccio da anni, per esempio al policlinico, in altre, con la sclerosi multipla. Ci sono centinaia di epilettici, ci sono centinaia di alzheimeriani. Una parola, una, no mezza, una sul percorso di salvaguardia e di profilassi di questi disabili. Direttore generale, chiunque tu sia, senza offesa, se prendi 300.000 euro lordi, non so al netto quanti sono, l'anno, più tutte le spalmature varie, parla se non sei uno zombie, parla, dici le cose come sono. Se c'è un'unità operativa di rischio clinico, con quel nome e quella dicitura, se fa belle cose, io non lo so, gli dirò al responsabile, ti chiedo scusa, sono distratto, tu stai facendo grandi cose, ma grandi cose, per prevenire i rischi clinici per tutti, perché sei pagato per questo ogni mese, illustramele a me e ai cittadini utenti comune mortale. Se non stai facendo niente, magari la colpa non sarà tua, ma io voglio sapere come si affrontano i disabili in queste criticità, quello che bisogna fare per i disabili, per i loro familiari. Non basta dare numeri, non basta fare riunioni affrettate in siciliano, cioè maccalurate con quelle che si riuniscono, forse forse dobbiamo riunirci, dobbiamo indottrinarci, ma voi state facendo il vostro dovere. Manca la comunicazione. Ma io la voglio come cittadino, io lo voglio sapere, lo voglio nel senso onesto, umile del termine. Io le cose le chiamo col loro nome, sono tutte personaggi, per me di nomina politica, tutti, di grande nomina politica, avranno mille meriti, ma lasciamo stare, non è polemica, la nomina politica, lasciamo stare tutto il resto. Alcuni io li ho incontrati per situazioni amabili, un amore si dice, altri, lo ripeto, e ne ho le motivazioni, fanno schifo. Fanno schifo. Allora lo dico non per essere poco elegante, il cittadino che paga i ticket, che non trova niente in farmacia, che gli dicono di restrizioni, che gli dicono di stare a casa, chi prende 300.000 euro al mese non si deve stare a casa, e a me cittadino mi deve dire, pur nel rispetto per lui istituzionale,
deve dire se c'è un'unità operativa di rischio clinico, che cosa sta facendo in una delle aziende più titolate di Sicilia, senza offesa per gli altri. Lo possono vedere nell'home page, qualsiasi cittadino clicca azienda policlinica Vittorio Emanuele, clicca nei servizi unità operativa rischio clinico e legge il romanzo che c'è scritto. Ma io questo romanzo lo voglio articolato correttamente per i soggetti fragili, per i soggetti che da Norimberga in poi, per i soggetti che dopo la sconfitta del nazismo, dopo la sconfitta degli orrori, dopo la Shoah, dopo Auschwitz, anche nella contingenza attuale, meritano rispetto. Noi non possiamo nasconderci dietro i numeri, la mia non è polemica. Io sono felice di avere un Presidente della Repubblica e anche orgoglioso che si chiama Sergio Mattarella. E sono orgoglioso perché è siciliano come me e come noi. Sono felice di avere un Presidente della Regione, indipendentemente dalle colorature politiche, per come si sta interfacciando con l'emergenza, che si chiama Nello Musumeci. Sono felice dell'operato dell'assessore Ruggero Razza, ma a questo punto io che ritengo che tutti abbiano pari dignità e tutti pari opportunità di doversi esprimere, è il momento delle verifiche, non è il momento di nascondersi né dietro titoli né dietro numeri. Il cittadino che sta in casa, nel rispetto della legge attuale, dei decreti, quando legge una cosa deve sapere. Il mio non è un attacco a nessuno, io dico così perché le cose le chiamo con loro nome. Se c'è un'unità che si chiama unità operativa di rischio clinico al policlinico, io da cittadino voglio sapere che stanno facendo in questo momento per salvaguardare il rischio clinico di tanti soggetti. Se loro stanno facendo grandi cose, verrò a dire e a chiedere scusa, sai, sono talmente scemo, talmente distratto che non mi sono accorto delle grandiosità che stai facendo. Grazie per questa schiettezza, professore Ignazio Vecchio, come di consueto, per la trasparenza, la sincerità, l'efficacia anche del messaggio, che è un messaggio molto molto chiaro, molto delicato, soprattutto rapportato a questo periodo di emergenza sanitaria. Professoressa Tornali. Io vorrei puntualizzare questo, che in tutti, tutti diciamo, gli ospedali esistono le unità operative di rischio clinico, ce n'è anche a Palermo che hanno funzionato molto bene, sono tutte unità di bioetica, bioetica medica, e sono unità operative, quindi non sono istituti filosofici, sono unità operative per cui si deve fare, mettere in i principi dei decreti attuativi, cosiddetti anche dell'Agenas, e non solo fare delle riunioni di trasmissione di educatore agli operatori sanitari, ma tecnicamente avere delle possibilità assistenziali, non dico sul territorio, ma nel territorio entro il quale essi operano. E questo diventa importantissimo perché sono linee guida di bioetica, senza di queste non si può in effetti operare il rischio clinico. Rischio clinico, stiamo parlando dei soggetti fragili, dei soggetti disabili, ormai lo sappiamo tutti che il coronavirus è un killer elettivo per i soggetti fragili, ma ci sono due aspetti della medaglia. Bisogna attenzionare gli asintomatici perché a loro volta sono quelli che possono creare problemi ai, diciamo, ai cosiddetti disabili, ma attenzione perché fra questi ci può essere un soggetto che può avere l'Alzheimer, ci sono soggetti nelle case di cura, molti sono tutti, l'abbiamo visto sui tutti i giornali, erano tutti positivi. Come si fa a spiegare a questi soggetti le linee guida della prevenzione? Noi tutti abbiamo fatto una trasmissione, vorrei che si potesse rifare un'altra trasmissione sulla prevenzione, su delle linee guida un pochino fatte correttamente, un po' più dettagliate, perché prima erano 10, poi sono diventati 5, in realtà la gente vuole sapere come difendersi, e io mi propongo di fare una linea guida su questa anche sui disabili, perché se no circolano anche in internet notizie che sono parzialmente vere, non sempre corrette.
Tornando nella fattispecie dell'argomento, immaginiamo, io sono stata direttore sanitario di una RSA con disabili, quindi la conosco bene dall'interno, conosco bene i tutor che sono responsabili anche della loro anima, loro non decidono niente. Come la facciamo la prevenzione? Avete sentito dire tutti, io almeno l'ho sentito su qualche notiziario, di una poveretta sulla sedia a rotelle positiva per il coronavirus che ha preso almeno 3 aerei. Nessuno si è preoccupato che questa tossisse. Cioè, poi se la sono presa tutti con questa poveretta, lei perché ha infettato tutti? Un momento. Cioè, prendiamocela con chi si ha cura o dovrebbe avere cura di queste persone. Abbiamo sentito dire degli anziani in queste case di riposo, quasi tutti infettati, e poi aiuto, aiuto, telefoniamo al parente, riprendetelo un'altra volta in casa perché non sappiamo più che cosa fare. In questo momento io sto solo accendendo un riflettore perché la tematica è molto vasta e bisogna anche approfondirla, ma non perché sia una fetta piccola di persone di cui ce ne possiamo fregare, perché tanto dobbiamo guardarci tutti la pelle, anche quelli sani, cioè figurati se dobbiamo pensare ai disabili. Vi ricordo che non siamo ai tempi della Rupe Tarpea, tanto per incominciare, ma sono proprio loro i soggetti ultimi del coronavirus. Attenzione, non è che il disabile è solo sulla sedia a rotelle. Disabile è quello che ha una patologia infartuale, disabile è uno che ha l'Alzheimer, che può avere una sclerosi multipla, che è un anziano, che non è autosufficiente. Quindi attenzione a quello che diciamo e come ci comportiamo, naturalmente. È solo un riflettore acceso e su questo io lascio tutte le proprie meditazioni.